Carissimi confratelli, è con molta gioia e trepidazione che attendevo questo momento, perché il ricordo di quanto abbiamo vissuto 6 anni fa a San Giovanni Ritondo è molto vivo in me. So che avevate apprezzato quel momento, quei giorni trascorsi insieme e ci eravamo ripromessi di farlo almeno ogni 6 anni. Sono trascorsi 6 anni, siamo a 1 anno dal capitolo generale e credo che sia proprio buono, bello ritrovarci insieme. Questa volta abbiamo scelto un'altra sede e ho pensato di venire qui ad Assisi. Per me l'importanza è trovarci insieme prima di tutto per stare insieme, per scambiare. Certo, abbiamo anche preparato un tema, avremo anche alcuni interventi, però mi sembra che la cosa più importante sarà proprio lo scambio, il fatto di celebrare insieme, il fatto, come dire, di rinnovare e rinvigorire un senso di appartenenza. Abbiamo un cardinale, lui ci raggiungerà questa sera, sono male. Abbiamo molti arcivescovi, poi quindi abbiamo arcivescovi, abbiamo vescovi e questa volta abbiamo anche un prefetto, che questo vuol dire che si apre a una nuova, come dire, realtà tutta in costruzione, e il prefetto di Robe, Angelo Antolini, in Etiopia. E siamo anche presenti di tutti i continenti, dagli estremi direi, se penso al vescovo di Reykjavik su in Islanda, a chi viene dalla Papua Nuova Guinea o chi viene dall'Australia. Questa mattina vi presentiamo non solo la statistica ma anche un po' il movimento, come si sta muovendo l'ordine, dove sta crescendo, dove sta diminuendo, e proprio penso sia per l'uno che per l'altro forse anche voi ci avrete delle idee, delle proposte, perché noi ci troviamo di fronte ad alcune situazioni molto difficili da risolvere, penso soprattutto a diverse realtà dell'Europa del Nord. Sappiamo che le situazioni sono molto diverse, perché abbiamo i vicariati apostolici, abbiamo le diocesi, alcuni di voi appunto sono arcivescovi, alcuni sono ausiliari, in situazioni molto diverse. Ora c'è un cammino che la Chiesa sta facendo proprio nel rapporto, come dire, diocesi, religiosi, riguardo le mutue relaciones. Noi in 3, John Corriveau, Francisco Cimoio ed io, alla fine di gennaio di quest'anno ci siamo trovati a partecipare alla plenaria delle 2 congregazioni, Vita Consacrata e Vescovi, su questo tema. Stanno scrivendo le nuove mutue relaciones, ma non sappiamo a che punto sono, cosa maturerà, però sarà opportuno vedere, e per questo ho invitato questo pomeriggio Dario Vitali, professore di ecclesiologia alla Gregoriana, per parlarci anche del tipo di ecclesiologia che deve stare a monte, alla base della riscrittura di mutue relaciones. Poi un campo molto delicato e che mi sembra è in grande evoluzione è quello dei vicariati apostolici, perché i vicariati apostolici erano stati, come dire, affidati a delle province che erano province numerose un tempo, e ora molte di queste province sono in grosse difficoltà, e l'unica situazione che mi sembra una situazione invece che va è risolta diversamente è quella dei 2 vicariati del Golfo degli Emirati, perché abbiamo giovani frati che vengono dall'India, che vengono dalle Filippine,
ma altri vicariati è la situazione più difficile. Quindi senti, e lì è il luogo dove siamo più a contatto, no? Tra Curia Generale e queste realtà. Come le affrontiamo? Cosa ci dite voi? Specialmente quando la questione delle terne, la questione di mettere, di proporre noi il vescovo, sono situazioni concrete di cui vorrei potessimo parlare insieme. Allora, questa sera andremo a celebrare alla chiesa di Santa Maria Maggiore, che ormai è il santuario della spogliazione. I cappuccini, che finora non avevano niente ad Assisi, eravamo quelli senza nulla tenenti ad Assisi, il vescovo di Assisi ha elevato quella chiesa a santuario della spogliazione e lo ha affidato ai cappuccini. Quindi questa sera vogliamo onorare questo con la nostra presenza numerosa. Quindi momenti di riflessione, momenti di celebrazione e spero tanti momenti di scambio, per conoscerci, per approfondire, per gioire e per vivere un reale momento di fraternità. Grazie per aver risposto all'invito, grazie per essere qui e noi siamo lieti di offrirvi questi giorni.